Sono continuate per tutto il giorno le operazioni di soccorso dei dispersi di fronte alla Libia. Le operazioni continuano, però, vicepresidente del Lago, questa davvero sembra essere una tragedia senza fine. Sì, è un grande dispiacere questo, perché quando la gente muore si rimane male, dispiace. Dispiace soprattutto perché sono delle morti annunciate, delle morti di povera gente su queste carrette del mare, sfruttati, delle morti dovute anche a un paese come la Libia, che non ha voluto in questi anni controllare in modo adeguato le sue coste, delle morti perché c'è chi ha continuato a dire si può venire in Italia, che è il paese di Bengodi, quando Bengodi non esiste da nessuna parte. Molte le accuse dirette al ministro dell'Interno Roberto Maroni, come replica? Ma io credo che non ci sia nemmeno bisogno di replica. Cosa c'entra Roberto Maroni? Non è certo lui che vuole le carrette del mare, noi stiamo cercando di bloccarle da anni. Non è certo lui che non vuole gli accordi con la Libia, credo che lo abbia super dimostrato, tant'è che ci ha già annunciato che dal 15 maggio finalmente dovrebbero iniziare questi controlli delle spiagge insieme Italia-Libia. Non è certo lui che dice agli extracomunitari venite, 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 che in qualche modo qualcosa vi daremo. Lui ha sempre detto la verità, questo paese non può ricevere tutti, la gente che viene qua sarà riportata a casa, quindi rimanete direttamente a casa vostra, i delinquenti che vi mettono su queste carrette insicure non vi stanno aiutando, anzi, amici libici, aiutateci a controllare le coste, perché facciamo del male a della povera gente, facciamo del male anche alla nostra gente.